Credo che diciamo, la chiusura in alcune aree del paese sia necessaria perché ci sono delle varianti, però forse un po' è sbagliata la comunicazione, nel senso che avere la variante in alcune aree del paese significa dover proteggere quelle aree affinché non si estenda questa variante in maniera diffusa nelle altre aree. Credo che il meccanismo che abbiamo del controllo delle regioni mediante i 21 parametri e quindi il solito colore, no? Da giallo, arancione e rosso, consente di mantenere bassi i contagi, questo è un fatto, non lo dice Sileri, lo dicono i numeri, e dobbiamo proseguire su quella strada. Può essere necessaria la chiusura, come è accaduto nelle aree dell'Umbria, dove diciamo. A Perugia, diciamo, la variante ha creato seri problemi. È chiaro che lì servono dei lockdown mirati, delle chiusure sono necessarie. Cioè io questo l'ho sottolineato fin dal maggio scorso, no? I 21 parametri sono usciti, il 30 di aprile. Allora, su quelli noi dobbiamo basare le nostre strategie. Strategie che vengono modificate ora dalla presenza di varianti. Però attenzione, perché quando si parla di variante. Non è che tutte le varianti sono aggressive allo stesso modo e devono preoccuparci allo stesso modo, e da lì già dobbiamo arrivare a dire che i vaccini non funzioneranno perché ci sono le nuove varianti. Il nostro compito è monitorare e cambiare le nostre strategie secondo il monitoraggio. Ora, esistono delle varianti più diffusive in questo momento, così appare, lo abbiamo già vissuto in Inghilterra e quindi sarà così anche da noi, è necessario applicare delle misure. Diciamo restrittive laddove la situazione è fuori controllo, laddove c'è una nuova variante, magari non so, quella ad esempio sudamericana o quella sudafricana, è chiaro che serve un'osservazione maggiore, un maggior controllo del territorio, un maggior rispetto delle regole. Però attenzione perché la strada con la vaccinazione, una vaccinazione che sta andando bene, non continuiamo a dire che sta andando male, la vaccinazione sta andando meglio. Ogni settimana che passa e andrà sempre meglio, quello deve essere il nostro faro, quella deve essere la nostra direzione, quella deve essere la nostra libertà. Senta, lei ha sotto mano tutti i numeri di fatto. Quando è che possiamo dirci tranquilli sul progresso vaccinale? Lei dice che sta andando molto meglio di come viene dipinta la vaccinazione, d'accordo? Ma tutti noi, adesso si parte con gli ottantenni, quando è che complessivamente possiamo stare più tranquilli? Allora, guardi, io non ho mai fatto quegli annunci che spesso abbiamo sentito, no? Milioni di vaccini ogni settimana, cioè sono molto realista. È evidente che dal mese di marzo, perché a febbraio arrivano più dosi, comprese quelle di AstraZeneca, circa 1 milione, poi a marzo ne saranno 4 milioni di AstraZeneca, più tutte le altre di Moderna e di Pfizer, ma in realtà complessivamente crescere dal mese di aprile il numero di vaccini sul nostro territorio nazionale. Allora, il principio, secondo me, è molto semplice, spero di avere anche il conforto, diciamo, dei colleghi, del professor Clementi che è con noi. Una volta che noi abbiamo vaccinato il personale sanitario tutto, compresi i medici, libero professionisti, compresi i deontoiatri, i farmacisti, compresi tutta la classe medica, sanitaria, quindi tutti che si occupano di sanità, protetti loro, protetti i nostri anziani over 80, progressivamente dai 70 agli 80 e coloro che hanno comorbidità, paziente in chemioterapia, paziente che ha fatto la chemio, paziente immunodepresso, qualunque persona ha una fragilità, protetti loro. Ma è inevitabile che la strada è davvero in discesa, perché sono loro che occupano i nostri posti letto, sono loro che rischiamo di perdere, sono i nostri anziani. Coloro che stanno male, che rischiamo di perdere con questo virus. Allora, protetti loro, ma la strada è sicuramente in discesa. Ora, se poi per strada in discesa e libertà significa dover buttare la mascherina, credo che dovremo aspettare tutto il 2021 e forse parte del 2022, proprio per essere liberi e dire basta, è passato, è un ricordo. Però attenzione, già poter riprendere le nostre attività, anche lavorative, il prima possibile, significa liberare il paese. Allora, vaccinate queste categorie. Ma è chiaro che i rischi sono minori, perché un soggetto della mia età in buona salute ha meno probabilità, diciamo, di morire, grazie a Dio, dall'attacco del virus. E se abbiamo protetto i nostri anziani, capite che la strada è davvero in discesa. Peraltro Certo. anche le terapie oggi sono migliori, abbiamo una capacità di cura a monte migliore, abbiamo una capacità di cura a valle, intendo dire, nelle terapie intensive, che è il punto finale, e in mezzo con gli anticorpi monoclonali, ma attenti, non sono per tutti gli anticorpi monoclonali, altrimenti anche qui nasce un difetto
aspetto di comunicazione, no? Sembra anticorpi monoclonali è la soluzione per tutti, non è così. Avremo altri vaccini che arriveranno perché avranno l'approvazione dell'EMA, sia prodotti in Europa, sia prodotti negli Stati Uniti, sia, spero, anche dei paesi asiatici, magari approvati da noi, sia della Russia, spero approvato anch'esso da noi, ma perché dobbiamo vivere nel pessimismo? Cioè, continuiamo ad andare avanti con forza, rispetto delle regole, forza ed aiuto reciproco.